Anche perché in famiglia, dico la verità, non c'erano tanti soldi, quindi se non facendo tutta questa strategia. Sandro lo comprava, ha comprato sempre i dischi, quindi lui ha sempre. Ecco perché parla poco, perché di solito lui considera la musica va suonata, le canzoni inutili, stai a chiacchierare, rompere i coglioni delle persone. Lo dice, spesso, anzi, ogni tanto dice, ma vedi un po', sta bene, e certe sere lo vedo che si impegna, non accorda manco la chitarra, dico almeno ti resti quarto d'ora che io sto chiacchierando, accordati pure la chitarra, e poi ne manco quello. Però lui fin da piccola ha sempre comprato i dischi. Una piccola parentesi, sempre storie di vita vera, insomma, sempre il giorno della vacanza romana, intervista in che era Rai tra l'altro, sì, Radio 2, domanda, certo però peccato che questa sera sei da solo, risposta, ma ha detto quell'altro non parla mai. No, ma tanto è stato alla radio, adesso il conto che lo vedi, ma la radio tanto che non parla, non è tenuto da solo, ma tanto non sta accorgendo nessuno, no? Ma non lo dico che sono uno solo, quando lo sa, non esatto. Allora no, quindi la divisione dei ruoli, chi si occupava di dischi, chi si occupava di libri, un disco che tutti ricordi, che lui ha portato, che proprio va colpito in maniera particolare. Ma lui ce l'ha dato, lui. Ecco. Uno. L'epopea dei dischi cominciò quando lui prese a Rade un giradischi a casa, l'avevi comprato a Rade. Che è quello di selezione? Quello di selezione? Sì, sì, quello. E lui lo comprò e portò a casa, che era nostro, perché gli altri dischi, anche quelli che compravo prima, erano sempre in società. Con Fraude, vedi? Già sì, anche allora andavamo in ancora con la Corriera e compravamo questo disco e poi ci sentiamo con mesi e tutti quanti. Però non era lui, quello lì invece era proprio il disco ufficiale di casa, che era Malincerra dei Parchi. Certo. Quello mi è rimasto impresso perché avevi poi tutta la collezione dei dischi a casa, insomma, che lui già e che io no. Ok. E invece un libro? Non è una battuta, è proprio vero. Ok. Ti regala però, c'è il compleanno, quando il libro lui me li regala, non ti regala, ma poi dopo gli racconti in macchina, quindi. Perfetto. Allora, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio e se questo è l'inizio, cioè comunque vada, sarà che ci fanno ascoltare? La volta di sentire fa sempre se Gianluca non dice basta. Io farei non finisce qui. Vostro onore, mio padre era un bambino che correva a piedi nudi tra la polvere e il cielo, e quel mondo era perfetto, giù dal pozzo fino al fosso, mio padre che correva e il mondo gli volava addosso. Ma un giorno vostro onore venne a prenderlo la vita, mio padre era un ragazzo e l'Italia era tutta in salita, a noi c'era una paga, un lavoro e meno peggio, se ti prendono per fame prima o poi ti fanno ostaggio, così quando non hai scelta non ti resta che il coraggio. Non finisce qui, vostro onore, qui non può finire, non finisce qui, vostro onore.
gli occhi dentro al piatto, piano piano mi chiedeva: ed oggi com'è andata? E Dio bene, rispondevo: mio padre era un bambino